Silenzio in classe, come sapete abbiamo cominciato questo corso di rialfabetizzazione, ieri abbiamo studiato la A come annunziata, oggi studiamo la B come pluralismo. Come sapete in antichità passata il pluralismo aveva un significato diverso da quello odierno, un tempo per pluralismo si intendeva pluralismo tifosi all'interno dello stesso sistema mediatico, oggi per pluralismo si intende pluralismo tifosi all'interno della testa dello stesso giornalista che se è un giornalista veramente responsabile deve essere capace di guardare sia a destra che a sinistra contemporaneamente con lo stesso amore come faccio io. Voglio per dare un esempio pedagogico, fare un esempio di un accrocco di un discorso pluralista, lo voglio fare naturalmente la persona di sinistra, quale sono, che però ho capito che la sinistra purtroppo aveva sbagliato tutto, perché per esempio da marxista non aveva capito che il comunismo ce l'aveva con i privilegiati e cioè ce l'aveva con noi. Berlusconi ha il merito di averlo capito e di aver capito che pure noi l'avevamo capito da un mezzo e facevamo gli intiani mettendo la testa sotto lo struzzo. È chiaro che dopo questo discorso la sinistra non è in una botte piena di ferro, non può continuare con i suoi discorsi antichi storici di archeologia e continuare a fasciarsi la testa con tutto un fascio con la stessa erba per fasciarsi la testa. La sinistra, se vuole governare, deve avere il coraggio finalmente di dire che i poveri danno fastidio e fanno schifo. Sì. Tutto va a fondo, ma era inevitabile. Inevitabile. In questo mondo chi è irresponsabile? Ogni secondo è uno sfondo improbabile. E che fare? Salviamo il salvabile. Tutto va a fondo, ma era inevitabile. Inevitabile. In questo mondo chi è irresponsabile? Irresponsabile. Ogni secondo è uno sfondo improbabile. E che fare? Salviamo il salvabile. Benvenuti a 1, 2, 3 Stella! Parleremo oggi della crisi della politica naturalmente e del fatto che grazie anche agli ultimi scandali il consenso ai partiti è sceso ulteriormente dal 4% è arrivato al 2%. Quelli che credono nei partiti sono circa un milione di persone, cioè sono meno di quelli che militano nei partiti, che è un dato abbastanza interessante. Altro dato interessante, in questo momento di crisi e di confusione, sono delle nuove strane alleanze che vanno a crearsi. Questa riforma del lavoro ha scontentato un po' tutti, sia i lavoratori, sia la Confindustria. Venerdì scorso c'è stata una manifestazione dei pensionati, hanno partecipato tutti i sindacati e abbiamo visto Emma Marcegaglia, il presidente uscente della Confindustria, partecipare e sfilare accanto alla FIOM. Qui a 1, 2, 3 Stella vi presentiamo le immagini che nessun altro ha. Mi metto un guanto in modo che se qualcuno mi vuol dare la mano, disinfetting, lei è negro? Scusi, non si offenda, ma un pochino di ammucchina. Le vuole anche lei, se vuole la spruzzo, perché un po' di spruzzing. L'utile è mio e lo gestisco io, tutti insieme. Se non cambierà Pomigliano pure qua, se non cambierà Pomigliano pure qua. Stimo moltissimo Bonanni. È il più bravo, avete fatto una scelta veramente intelligente, siamo tutti nella stessa barca, questa riforma del lavoro non ci piace. Aggiustiamola insieme. Disinfetting, sono norme di prevenzione che penso che siano indispensabili. Vada tranquilla, abbiamo degli anticorpi molto forti. Chiaramente voi siete fortunati a avere questo lavoro che di difendere i fannulloni, lei piuttosto vorrei chiederle come ha pensato, perché a me sinceramente non sarebbe mai venuto in mente dicendo quel lavoro protegge i fannulloni, cioè è un lavoro... Perché ho cominciato a fare il fannullone da piccolo. Però io sono convinta che se lei accettasse un lavoro che noi potremmo offrire tranquillamente, come abbiamo fatto anche con Moretti, quello dei treni... La ringrazio. Potremmo pagarla molto bene, ci pensi, sarebbe l'unico lavoratore della FIOM iscritto alla
alla FIOM a trovare un lavoro. No, noi vogliamo tornare a lavorare alla FIOM, siamo testardi. Io penso sul fatto di lavorare nessuno ha niente in contrario, la questione è sul fatto di avere uno stipendio su cui siamo invece giustamente arroccati su posizioni difensive. Ma se voi volete lavorare, c'è la piena occupazione. Questo per esempio vede che già parlando semplicemente 2-3 minuti ci siamo intesi su un fatto molto semplice. Allora voi volete lavorare? Noi abbiamo sempre morire di fame. Però morendo di fame si libererebbero tanti posti di lavoro. C'è qualcuno della CISL che ha un accendino, per cortesia? Un molotov finger, io non sono molto pratica, lei ha idea, per cortesia? Sono la signora, se volesse gentilmente accendere. La tiriamo ai manifestanti per far vedere che sono violenti. Ecco, bravo. Ecco. Siamo contrari a questa riforma del lavoro, siamo tutti sulla stessa barca. Adesso con questa, se potesse, questa prende fuoco veramente, cerchiamo di metterla. Se potete, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è un fischietto? A cosa serve? A farvi rientrare in fabbrica. Allora, grazie di avermi dato. Tornate immediatamente ai posti di lavoro. Se non lo avete, basta che vi togliete in mezzo alla strada. Se si è disoccupati, è come per i gay. Se si è disoccupati, non c'è bisogno di farlo vedere in giro. Tanto no, sto cercando di convincervi a uscire. Ma noi abbiamo pensato di far passare il portone là, gentilmente, con un po' di senso di responsabilità, che so che lei quando vuole ce l'ha. Può invitare per cortesia il corteo a deviare dall'altra parte. Li licenziamo voi tutti, saranno licenziati comunque, però perlomeno non danno questo spettacolo come di rebelling, di disordining, che noi ritengo in questo momento così grave per il paese sia esattamente l'opposto di quello che vogliamo fare. Oh, Elma, ciao, Elma, ciao, Elma, ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore, che le cerchi che passeranno. Oh, Elma, ciao. Allora, io volevo dire che la politica in Italia, purtroppo, si è dimenticata dell'anziana, perché a noi anziani nessuno ci pensa più. Mm-hmm. Veramente, io tenevo fiducia solo a un politico. Ah, sì? Chi? Io so se io posso dicere. A Berlusconi. Ah, bene. Perché sono sicuro che in passato è stato anziano anche lui e ci poteva capire. Questa è una giustissima osservazione. Sono d'accordo. Veramente. Ma si è dimessa, adesso c'è Monti, il presidente del Consiglio, lui è un tecnico, dobbiamo fare. Tecnico, ma il suo governo, il governo di Berlusconi era molto più bello, perché era un governo artistico. Dove lo troviamo più quel governo? È vero. Dicono che la sinistra, diciamo, è in crisi, anche la sinistra, è vero? Dicono così, sì. Ma d'altra parte, che hanno fatto quelli di sinistra? Voi ve li ricordate quando sono andata al potere? Ce li ricordiamo. Quei 2 giorni che hanno governato, io non mi ricordo se era lunedì e martedì o mercoledì e giovedì. Non ce lo chiede a noi. Però ce l'ho segnata a casa mia. Insomma, in quei 2 giorni che ha governato la sinistra, hanno detto subito, adesso che siamo noi al potere, faremo il contrario di quello che ha fatto Berlusconi. Che il Berlusconi non ha fatto niente. Come si fa a fare il contrario di niente? E infatti non hanno fatto niente, manco loro. Infatti, è un paradosso, è andata così. Hanno messo a Monti, a me Monti non mi è piaciuto sin dall'inizio, fin da quando si è presentata la prima volta e ha letto la lista dei ministri, vi ricordate? Poi se n'è andato così, bello e buono, se n'è andato, senza dire manco una barzelletta. È vero, questo l'abbiamo notato tutti, l'abbiamo notato tutti. No, e comunque veramente la riforma del lavoro l'ha fatta, però non è piaciuta a nessuno, è stata bocciata da tutti, mi pare, no? È stata bocciata da Confindustria, è stata bocciata dal sindacato, niente meno quello non si è arreso, Monti è andato pure in Libano a spiegarla ai soldati in Libano. E quelli veramente
non hanno più la nostalgia. Hanno detto, ma che ci facciamo noi in Italia? È meglio che rimanere in Libano. È vero. Comunque adesso sono mancati pure i diamanti della Lega. Io non sapevo che la Lega teneva una cassaforte, teneva i diamanti. E adesso hanno dato la colpa a Rossi Mauro pure per i diamanti. Se la perché stanno prendendo con lei, dice. Sempre con lei. Ma gli italiani, guarda, sono terribili. Appena mancano i gioielli, se la pigliano sempre che badante. Ma com'è possibile? Questo è giusto. Sottoscrivo. È vero. Da vieta a fanti rovescia l'aria stanca. Allora, come sta la nostra scalata sociale? Abbiamo fatto come ci hai detto te. Abbiamo lanciato la base su tutte le banche. San Paolo, Monte Paschi, Unicredit. Ma la Gossop ci sta rompendo i coglioni. Dice che c'è l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Libanè, noi le banche abbiamo sempre rapinate. Mo che è sta storia che se dobbiamo comprare la maggioranza delle azioni? Rubamese pure quelle. Sono le regole del mercato. Le regole sono per i servi libanè. Le regole sono per tutti, specie per i furbetti come a te. E non ti scordare il quartierino tanto vieni. Ma perché te la maiana ti fa tanto schifo? Eh? Vabbè, è mar collegata col centro. Ma prendi a Cristoforo Colombo e 5 minuti stai al mare. Prendi a Roma Fiumicino e 5 minuti stai all'aeroporto. Ma che cazzo stai a dì? Ma che c'entra la maiana? Te pensi che me la ricordo? Qua stiamo a parlare della scalata bancaria. Tocca parlare con la Banca d'Italia. E vabbè, ci parlo io con la Banca d'Italia. Mica stiamo a fare i froci col culo dell'altri. E che la Consob? Come la mettiamo? Alla Consob? Ci pensate voi. Abbiamo acquistato troppi titoli tossici. I debiti della banca stanno crescendo in maniera vertiginosa. Dobbiamo cercare subito delle convergenze a livello istituzionale. Convergenza c'è un po' di... Ha presente quando avete fatto affari con la Camorra? Certo. È la stessa cosa. Dovete andare a trattare con la BCE, con la Federal Reserve, con l'FMI. I ragazzi devono prendere subito un aereo e andare a parlare con i leader della politica mondiale. Se no qui, come dite voi, so cazzi! A Libani, Bruxelles è una città di merda. Ci hai parlato con la BCE? Regolare, accordo raggiunto. Però dicono che tocca fare riforma, eh? Il deficit, il PIL, tutte queste cose. E poi a Libani c'è un altro problema. Quale? A Bruxelles, a parte la BCE al cioccolato, non c'è sta un cazzo, pare sta a Pomezia. Pronto? Sono appena uscito dall'Eliseo. Dice che se era per loro saremmo già servi. Ma che siamo noi, noi le italien, che dobbiamo fare riforme. C'è stato solo un problema. Quale? Sti francesi sono stronzi. Quando gli parli, intanto hanno capito. I colloqui all'estero sono andati tutti bene. Ma c'è stato solo un problema. E quale? L'Italia. Il debito pubblico. Il governo italiano dovrebbe prendere decisioni molto impopolari. Dubito che l'attuale esecutivo abbia la forza parlamentare per farlo. Cambiamo l'esecutivo. Difficile. Rapimento del premier? Darebbe nell'occhio. Gli rubava la macchina. Fuochino. La bruciamo, dai! No! Però minacciamo di attaccargli le aziende di sua proprietà. Non vedi come sei diventato sveglio da quando mi frequenti? Te fa bene. Però io ho un'idea migliore. Sì, perché il premier si sa, oltre alle aziende c'è un'altra grande passione. Adesso lo capisco perché ti chiamano cavaliere. I regali, le canzoni. Sei proprio un grande uomo, le barzellette, quella sulla mela mi ha fatto morire. C'hai un sacco d'energia. Sei sprecato te per il Parlamento.
Perché non se ne andiamo a Antigua? L'hai detto pure lei al telefono che è un paese di merda. Adesso è finita. Ad Andy, ma non ti metti a fare giro adesso, sto lavorando, mi ha appena offerto un ministero. Te soccola, vieni via con me. Namo! E te non è? Tirate su di pantaloni e levate dal cazzo, che hai fatto il tempo tuo. Noi ti famo fare tutti gli affari tuoi, la televisione, il carcio, l'assicurazione, tutto quello che ti pare basta che te togli dal cazzo. C'è delle aziende così belle. Sarebbe un peccato che gli succedesse qualcosa, no? Ma che c'è, i capelli disegnati? Ma c'è i capelli disegnati? Beh, a me mi piacciono i capelli disegnati. Namo, oh, namesene. È bello sto paruccone. Sì, pronto. Andiamo a posto, sto salito sul colle per le consultazioni. Sì, ma ci metto un attimo. Butta la pasta, va? Cominciamo quindi a parlare della crisi della politica, che sarebbe meglio definire come crisi dei partiti. Sono 20 anni che viviamo travolti dagli scandali, non c'è nulla che accenni a cambiare. E siccome abbiamo bisogno di una parola di speranza, io chiederei a Don Gallo per cominciare. Stavo per dire una parolaccia, sai che... Lo so, si trattenga, tra allora, si può o non si può? No, no, una... no, non si può. Non si può. Le bestemmie soprattutto. Ecco, bestemmie. Ad ogni modo, visto, tra l'altro sono commosso di essere entrato in uno spettacolo, mi sembra di essere veramente in un pianeta nuovo, sai. Sento, poi ho incontrato ieri il mio maestro De Luca, poi sta gente, ma qui scoppia la rivoluzione stasera, quindi lasciamolo dire. Ad ogni modo, io sono marinaio, Il mare, dire com'è il mare oggi, in genere noi diciamo forza 2, forza 3, forza 4, quando è già forza 9, ormai è forza 10, una tempesta. Io che la speranza c'è, perché un marinaio finché a bordo c'ha la bussola. Qual è la bussola? È la Costituzione Repubblicana. E il mio motto da partigiano, la mia brigata, era osare la speranza in un mondo nuovo. Cosa siamo andati a dire a Porta Alegre là? Oh, è possibile un mondo nuovo? Il secondo anno? È possibile, signori del G8, ma non vi sembra una tutta questa banda qui, noi italiani? Cioè, non, ma non vi sembra possibile una cinica pretesa di venirci a dire che l'unico mondo possibile è il vostro? E allora sulla testa, compagni e compagni, non c'è problema. Evviva! Mi scusi. Grazie. Mi scusi, la devo interrompere. Noi abbiamo una specie di conduttore automatico, un'applicazione che abbiamo scaricato da internet e che ogni tanto interviene ad aiutarci. Ci dica, sì, navigatore. Sì, la devo interrompere, dobbiamo lasciare spazio a un messaggio a reti unificate da parte del nostro Presidente della Repubblica. Ancora ci onora con la sua presenza, il Presidente. Ci inchiniamo. Benché non spetti a questa Presidenza della Repubblica, voglio oggi ugualmente rivolgermi in particolare alle donne di questo Paese per lanciare un caldo monito. Donne, è arrivato l'arrotino, esso arrota forbici, forbicine, forbici da seta e coltelli da prosciutto. Se la vostra cucina a gas fa fumo, noi abbiamo i pezzi di ricambio per la vostra cucina a gas. Donne, è arrivato l'arrotino in questo momento difficile per il Paese.
Bene, bene, bene. Ormai è una tradizione. Ad ogni puntata aggiungiamo un pezzetto. Diciamo, abbiamo parlato di crisi, poi abbiamo parlato di Costituzione, abbiamo parlato di televisione, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di lavoro, ma sotto sotto parliamo sempre di democrazia. E oggi dovremmo dire parliamo di crisi della politica e evidentemente parliamo anche di democrazia, perché la politica e la democrazia direi che sono praticamente la stessa cosa. Però non mi sento del tutto onesta a continuare con questa filastrocca, perché so perfettamente che non è che abbiamo tutti chiaro che cosa intendiamo per democrazia e che cosa intendiamo per buona politica. In questi anni siamo stati travolti dagli scandali che ci hanno tormentato praticamente dal 92 a oggi, senza soluzione di continuità. L'ultimo è quello dei rimborsi elettorali. Abbiamo questa classe di politici che fa obiettivamente pena. Sono, lo posso dire che sono dei mentecatti? Io penso di sì, perché dal punto di vista legale non credo che sia un problema. C'è la questione dei rimborsi. Loro non è che stanno pensando lontanamente all'idea di restituire i soldi pubblici che hanno rubato, no, stanno lì che si stanno scontrando, l'ABC della corruzione, Alfano, Bersani e Casini, su come trovare un sistema per cui i tesorieri ladri che scelgono loro non rubino anche i soldi loro, oltre che rubare i nostri. Si stanno cervellando, ma ancora non sono riusciti a trovare un accordo. E quindi chiaramente, affaticati da questi scandali, continuiamo a ripetere quando parliamo di politica che vorremmo che cosa? Vorremmo che la politica fosse trasparente, vorremmo che la politica, che i politici non rubassero, semplicemente che amministrassero bene. Ma è sufficiente questo? Per fare politica bisogna fare delle scelte. Perché si possa scegliere ci devono essere almeno due opzioni possibili, giusto? Due opzioni a cui corrispondono due punti di vista diversi e noi queste due opzioni non ce l'abbiamo. Abbiamo sempre un punto di vista solo. E abbiamo sempre un punto di vista solo perché da quando è caduto il muro di Berlino continuano a ripeterci che il problema sono le ideologie, che le ideologie portano soltanto a dei disastri, per cui sono ormai 30 anni che nessuno non solo ha un'ideologia ma nemmeno un'idea. E però i disastri continuano lo stesso. Per opporre a una società un'altra società bisognerebbe avere un'idea di come la vorresti questa società, il che significa inevitabilmente avere in qualche modo una sorta di ideologia. Siccome riteniamo che sia fondamentale per una democrazia che ci sia un'opposizione, in questi anni ci siamo accaniti abbastanza contro il PD. Molte volte io vengo accusata da quelli del centrodestra, mi dicono: ah, tu hai campato coi soldi di Berlusconi perché tu campi prendendo in giro Berlusconi. No, 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 io campo prendendo in giro il PD, è là che viene il mio fatturato nella parte più importante. Prendendo in giro, guadagnato dei soldi, lo ammetto, prendendo in giro i dirigenti del PD e facendo affidamento sull'amore spontaneo che automaticamente viene dai loro elettori. Perché in tutti questi anni abbiamo visto semplicemente, mentre noi abbiamo subito qualsiasi tipo di abuso, li abbiamo visti semplicemente tormentarsi in convegni e correnti, domandandosi: ma perché non riusciamo a convincere gli italiani che siamo di destra pure noi? Perché? Eppure abbiamo le scarpe che costano tanto. Eppure qualche truffa l'abbiamo fatta, altro che perché. E in tutti questi anni, tutte le volte che i cittadini spontaneamente sono riusciti faticosamente a organizzare una manifestazione, a scendere in piazza, loro sono stati sempre dall'altra parte ad attaccarci. Basta con la piazza! State facendo vincere Berlusconi! Noi lo stiamo facendo vincere. Ma siete sicuri? Qualcuno ogni tanto si è pure convinto e ha smesso. Qualcun altro però inevitabilmente qualche tempo dopo ha ricominciato. Scusate, ci sembra che stiano facendo un colpo di Stato. Sta zitta! Accidenti a te! Accidenti a me! Adesso dobbiamo ricominciare tutta la cavola, colpa tua! Per colpa mia, ma sei sicuro? Ma secondo voi, se non fosse stato per Ruby, se non fosse stato per la BCE, qual era il piano? Un gavettone?
Noi abbiamo continuato a combattere, abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo scritto, abbiamo denunciato, poi a un certo punto ci siamo anche rassegnati, ci siamo anche depressi. Io a un certo punto non mi sarei più stupita se fossi tornata a casa, avessi acceso il telegiornale e avessi ascoltato lo speaker annunciare che il governo aveva deciso di aprire delle camere a gas e sentire Bersani commentare: ma sapete cos'è la cosa per cui prendono in giro gli italiani? Che loro i soldi per le camere a gas non li hanno, per questo stanno prendendo in giro gli italiani. Poi vogliamo fare le camere a gas, parliamone, ma non è che le puoi fare te da solo, le dobbiamo fare insieme. Poi è diventato anche inutile prendere in giro il PD quando abbiamo capito che non c'era nessuno dall'altra parte, quando è apparso Renzi. Non è stato più divertente nemmeno quello, Renzi che privatizza tutto. Devono avere un senso le privatizzazioni, è possibile che tutte le volte che si privatizza debbano privatizzare sempre le uniche aziende che sono in attivo, le uniche aziende che converrebbe che ci tenessimo come, se, come pubblico e vendiamo, ci teniamo invece le uniche che ci costano soldi e che sono faticose da gestire e da organizzare. A Roma, per esempio, adesso hanno deciso di privatizzare un'altra grossa fetta della CEA per cui il comune non avrà più il controllo sull'acqua. È un modo semplicemente per saltare, aggirare il voto del referendum sull'acqua. La CEA è un'azienda in attivo perché devi venderla. E come la vendono? Sempre con lo stesso sistema, si presenta a un certo punto uno che si definisce un tecnico, nel caso della CEA di Roma mi pare che si chiami la Manda, c'hanno sempre dei nomi vagamente evocativi, è un tecnico e dice: o si privatizza o non ci sono i soldi per pagare gli stipendi, il che non è vero tra l'altro perché i soldi si potrebbero prendere da tante altre parti, ma lui dice così e dice: quindi se non si privatizza vi licenzio. Poi tra l'altro sappiamo benissimo che privatizzano e poi licenziano lo stesso. Questi tecnici, vogliamo cominciare a chiamarli col loro nome? Non sono tecnici di che cosa? Sono dei tagliatori di teste. Monti è esattamente, ha tutto l'aspetto del curatore fallimentare, così sobrio, così pacato. Non dice mai una parolaccia a differenza di Don Gallo. Gentile, tanto dispiaciuto per quello che ci fa, si porta vicino sempre quella che piange. Però sono proprio i discorsi tipici del tagliatore di teste. Ringrazio i cittadini italiani per il loro sforzo di essere stati italiani, sono sicuro che con queste referenze potrete trovare un posto da italiani anche all'estero. Purtroppo dobbiamo vendere, perché naturalmente prima abbiamo avuto il Presidente del Consiglio che ha detto che avrebbe trattato l'Italia come se fosse una sua azienda, poi ci trattano come se l'azienda fosse fallita e fossimo commissariati e l'azienda in liquidazione, quindi ci dicono semplicemente che dobbiamo vendere, però siccome c'è un'emergenza non si può discutere, le trattative sono riservate, ci dice Monti, pare che ci siano dei compratori, non si può dire chi siano, certo un involtino non fa primavera, aggiunge così a titolo di indizio, se riuscirò in questa impresa pare che avrò una medaglia al vapore. Questo è il conto, volete della glappa di Lose? E ha aggiunto, sempre per esprimere partecipazione alle nostre sofferenze, che mentre in Grecia si sono suicidate ben 1720 persone, noi questo lo eviteremo, quindi ha intenzione di fare dei tagli anche sui suicidi. È vero che probabilmente a forza di dire che le ideologie sono sbagliate, in qualche modo è stato anche, diciamo, scoraggiata la produzione di idee, per cui è vero che in un certo senso siamo più forti nella critica che nella proposta. Però, appunto, per tornare al nostro discorso, a cui torniamo sempre, una piccola proposta tutto sommato c'è, ed è quella di ragionare liberamente, pensare liberamente, liberare delle energie in modo che in qualche modo riusciamo a ricostruire una sorta di comunità. In questo senso anche oggi certamente parleremo di democrazia, ma forse ecco questo è un piccolo passo avanti nella definizione di quello che intendiamo per democrazia. Per democrazia noi intendiamo tornare ad essere intelligenti, tornare ad essere curiosi, tornare ad essere vivi e tornare ad essere vivi insieme.
È il 1974, quando con la legge Piccoli si cerca di diminuire il rischio di corruzione e compensi illeciti ai partiti, istituendo il finanziamento pubblico. PLI e radicali cercano di abrogarlo con dei referendum, ma falliscono. Nell'81 un'altra legge introduce l'obbligo della rendicontazione, il divieto di ricevere soldi da enti pubblici, ma anche il raddoppio dei finanziamenti. I radicali si oppongono ancora, ma senza successo. Poi nel 92 arriva Tangentopoli e l'anno seguente il 90% degli italiani vota per abolire il finanziamento pubblico. Ma bastano pochi mesi e il finanziamento torna sotto forma di rimborso elettorale con la legge 515. Tra il 97 e il 99 viene aggiustato. I rimborsi elettorali sono stanziati senza tenere conto delle spese effettive. Nel 2006 l'erogazione dei fondi viene estesa a prescindere dalla durata della legislatura e così nel 2008, quando cade il governo Prodi, tutti i partiti intascano il doppio per la legislatura in corso e per quella appena terminata. Dal 94 ad oggi i partiti hanno ricevuto 2 miliardi e mezzo di euro, una somma che coprirebbe i nuovi ammortizzatori sociali. Nell'ultima legislatura il costo dei partiti è stato di 503 milioni. I fondi realmente spesi meno di un terzo e il resto 367 milioni in regalo, mentre nel 2011 lo Stato ne taglia 251 alla cultura. Il PDL ne ha spesi 54 su 206 incassati, mentre la Scala di Milano si trema per un deficit di 8 milioni. Il PD ne ha spesi 19 su 180, quando l'amministrazione della giustizia ne costa 155 l'anno. Lo stesso dicasi per la Lega, mentre l'Accademia della Crusca rischia la chiusura per un finanziamento di 200.000 euro. L'UDC ne ha spesi 16 su 26, l'IDV 3,4 su 21, per un utile netto di 27,6 milioni. Quanto basterebbe per pagare 57.500 pensioni minime? Allora, cominciamo a cercare di approfondire, come al solito, con delle persone che stimiamo, che pensiamo che abbiano delle cose nuove e interessanti da dire. Henry De Luca, che tutti conosciamo come scrittore, ha un passato, un impegno politico molto importante. Comunque tu hai vissuto, si può dire, la politica con grandissima passione. Sì. Confermi. Confermo, e però stento a chiamare politica quella che succede adesso, perché politica per me è una parola bella, è una parola che parte, che ha come componenti una spinta ideale, uno spirito di sacrificio per mettersi al servizio di una comunità, un disinteresse personale, una competenza e poi ci vorrebbe anche un po' di immaginazione, non tanto per anticipare il futuro, ma perlomeno per acchiapparlo per la coda, perché i tempi corrono. E queste cose, questi elementi non sono presenti nella nostra vita politica attuale, mentre per esempio sono presenti nella vita personale di Don Andrea, no? Tutti e cinque insieme ci stanno questi elementi. Nella nostra vita politica, invece, e dei nostri rappresentanti, non ce n'è l'ombra di queste pochi elementi importanti, ma nobili. Bene. Che cosa pensi quando pensi come se ne potrebbe uscire fuori? Penso che questa classe politica verrà spazzata via per indegnità, per raggiunti limiti di indegnità. Però questo... non è che produca delle soluzioni, immagino, o ti immagini che sì, possa produrre delle soluzioni? No, sarebbe intelligente, ma è escluso che lo possano fare, che salvino almeno i loro partiti, se non le loro persone. E allora quando sento dire a qualche buon tempone che basta ridurre del 30% il finanziamento pubblico dei partiti, quello evidentemente sta mandando a picco se stesso e tutta la sua baracca. Questa cricca si è arricchita abbastanza e quindi deve darsi per scaduta. Il finanziamento pubblico dei partiti deve essere uguale allo zero, devono rinunciare al 100%. In questo modo... Di questo tu sei sicuro? Non pensi che ci siano invece delle forme di... Io per esempio sono per delle forme ovviamente oneste di finanziamento della politica, perché quelli quando dicono non c'è niente di vero, quando dicono ma allora che succede, fanno politica solo quelli che hanno i soldi, insomma, si può fare anche senza, secondo te? Si può fare come servizio e quindi senza nessun tornaconto personale. Come volontariato puro? Come puro volontariato, sì, un ritorno a una classe di sacerdoti laici della politica. Ah, perfetto, adesso io...
qui si sa, mescoliamo ragionamenti vari. Andiamo un po' random. E a proposito del fatto della difficoltà che tutti i cittadini italiani hanno di mettersi in contatto con qualsiasi istituzione, siano i municipi, che non so, le poste, i treni. E visto che abbiamo Don Gallo, io voglio dire anche il Vaticano, perché mi è capitato. Non mi toccare il Vaticano. Lo dico qua, vabbè, mi viene in mente per via del vestito. Mi viene in mente. Perché ho provato a fare un numero di un call center, proprio perché dovevo chiedergli degli orari dei musei, e volevo approfittare della tua presenza per farti sentire che cosa succede se una persona telefona a questo numero verde del call center del Vaticano. Ah, proviamo. Oh, Sabina, non dirlo che ci sono io. Benvenuti nel centro servizio smistamento telefonate della Santa Sede. Attendere, prego. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Bene. La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. Tendere, prego. La preghiamo di non riagganciare per non perdere. Tendere, prego. La preghiamo di non rispondere al primo operatore disponibile. Risponderà il primo operatore disponibile. Risponderà il primo operatore disponibile. Tendere, prego. L'attendere. Ricordiamo che gli ultimi saranno i primi. L'attendere. Onora il padre e la madre. Tendere, prego. Tendere, prego. Buonasera, sono Sara, centralino della Santa Sede, mi dica. Mettimi la voce. Allora, Sara, buonasera. Sono sì, buonasera. Qui con Don Gallo. Nome e cognome, grazie. No, Don Gallo, non c'è. Don Gallo è il nome, come Don Lurio Don Bachi? No, è un prete. Allora, un attimo, le passo all'altra parrocchia. Vabbè. Vede? Hai parlato con l'operatore 002098. Visita le nostre offerte. Visita il sito. Visita. Visita il sito www.santasedevaticano.com. Puoi vincere una tonaca originale ricamata a mano, un saio francescano con cinturone in strass. E puoi vincere un pulpito tutto tuo da salotto, dove puoi sfidare i tuoi amici con la predica più lunga. Gioca anche tu a... Ma hai rotto il sermone. Lo vedi? Che cosa succede? Rispondi al nostro quiz, prego, e vinci. La domanda è: chi ha costruito il colonnato di San Pietro? A. Gian Lorenzo Bernini. B. Gian Lorenzo Piano. C. Gian Lorenzo Bossi. Ci credono per scemi in questi call center. Tempo scaduto, mi dispiace, grazie. È un inferno. Per andare in paradiso, digiti 2. Per il purgatorio, digiti 5. Per l'inferno, digiti 7. Per il limbo, resti in attesa. Perfetto. Allora, no, volevo farti presente che ci vorrebbe veramente un miracolo per riuscire a parlare con questo miracolo. Per moltiplicare cani e pesci, dica cani e pesci. Cane e pesci. Per imparare da camminare sulle acque, dica acque. Che? Per la pace nel mondo, dica... Per una cosa che serviva non si capisce. Per ascoltare una parabola, digiti 2. Per confessarti, digita 5. Per parlare con una suora di clausura, digiti... Che? Non la seguo, guardi, non la capisco. Che ha detto? Sturala delle orecchie. Lei ha parlato con l'operatore 500204. Pronto, buonasera, mi dica. Santa sede. Finalmente una voce normale. Allora, dicevo, sono qui con Don Gallo. Bene, parenti, amico, fidanzato? No. Beh, un prete, non ci... Cattolico, protestante, ortodosso? Cattolico. Biondo, moro, castano? Ma scusi, che gliene importa a lei? Allora, ognuno il suo lavoro, grazie. Vabbè, io direi che... Ripartiamo da capo, grazie. Allora, da capo. Sì, allora, bene. Meglio che do il nome mio, perché sì. Qua... Allora, sono Guzzanti. Caterina, Sabina o Corrado? Vabbè, insomma, basta! Buonanotte, come si buonanotte, dice? Buonanotte, buonanotte anche lei, grazie per aver chiamato. Grazie per... Un attimo, prego, dica il suo nome e cognome. Sabina Guzzanti. Signora Sabrina Guzzanti. No, Sabina senza la R. Se lei è in possesso di una carta banca di coma, digiti 7. Se lei è in possesso di una carta banca intrisa, digiti 2. Se lei è in possesso di una carta banca San Caolo, digiti 0. Vediamo se succede qualcosa. Lei è in possesso di una carta banca di coma. Digiti ora il suo codice segreto al riparo da sguardi indiscreti.
Lo sto digitando, sto digitando il codice segreto al riparo dagli sguardi indiscreti. Il suo codice segreto al riparo da sguardi indiscreti? 22307. No, scusi, non lo dica! 22307. Complimenti! Complimenti! 500 euro le verranno prelevati dal suo conto corrente tramite POS. Se accetta, digiti 2. Se è favorevole, digiti 0. Se conferma, digiti 1. Questa volta io non digito proprio niente. Per raddoppiare la donazione, non digiti niente. Grazie. L'Italia è in crisi, i disoccupati aumentano, la produttività non cresce, lo spread alle stelle, non ci sono momenti migliori di questo per tirare fuori la propria carta di credito gold e andare a fare shopping. Consigli per gli acquisti. Ryanair è la compagnia che ti permette di raggiungere più di 100 destinazioni in Europa a soli 9,90€. Come? Ma stai scherzando? Tagliando il superfluo, come la strumentazione di bordo. Ma tranquilli, il nostro comandante conosce perfettamente la strada, o quantomeno quando la vede se la ricorda. Scusi, ma mi sa che abbiamo sbagliato, eh? Dovevamo girare a quella prima. Se aveva un itinerario da suggerire, doveva farlo prima del decollo. E comunque questo tutto città è del 98. 97! Non è modo e né maniera. Fino al 30 giugno, con soli 9€ altri e 90, potete portare a bordo un bagaglio di qualsiasi dimensione e peso, sfruttando l'offerta salva spazio. Signora Bitossi, ecco il suo bagaglio. Ma cosa avete fatto al mio trolley? L'abbiamo cremato, così adesso lo può mettere sotto la poltrona davanti a lei. Oppure una cosa sfiziosissima che può fare è disperdere le ceneri in mare. Mentre sei in vacanza, noi di Ryanair ci prendiamo cura della tua casa. Infatti, un nostro equipaggio ti bivaccherà in soggiorno fino al tuo rientro. A proposito, signora, mi chiedono dalla torre di controllo com'è che si riaccende lo scaldabagno, perché non c'è acqua calda. Oddio, ma che siete entrati a casa mia? Cliccando accetto termini e condizioni, lei ci ha autorizzato a entrare con un piede di porco. È proprietà privata! Cliccando su accetto termini e condizioni, lei ha rinunciato al concetto proprio in generale di proprietà privata, ma completamente. Ma io vi denuncio! Vuole finire sulla lista nera? Mi dica il suo nome. Non se la prenda con me, che sono una precaria, per favore. No, mi dica il suo nome. Capitano! Insubordinazione in corso! Questa è l'ultima lamentela che la nostra compagnia è disposta a tollerare. Lei fa una brutta fine, lo so. Ryanair, sempre meglio che andare a piedi. Eccoci qua. Questa è carissimo. È l'ultima puntata. È l'ultima puntata, sì signore. A che ora dobbiamo piangere? C'è un orario? Cioè, mezzanotte. Se voi me lo dite così io... Mi sento veramente un po' il collo alla colpa. Mi sento un po' emozionato, il gollo alla gondola. Come? Il colpo alla volpe. No. Nodo alla gola. Perfetto. Vabbè, come se avessi mangiato dei peperoni, una cosa del genere. Allora, cominciamo? È l'emozione, prego. Cominciamo. Certo. Ariete. No. È la seconda volta che si confonde. Mi sono confuso. Allora, passiamo allora alle novità dei palinsesti. Sì. Va bene? Quello sì. Allora. Cominciamo subito. Palinsesti, novità. Io non le ho mai chiesto niente, dico aver apprezzato la mia discrezione. Sono nella mia redazione, lavorano con me nella mia redazione. Non è una spiegazione. Sono giornalista. Vabbè. Rai 1, Quark, sì. Estate, sì. Quark, tutti i sì. Venerdì, presenta Alberto Angela, sì. Da non confonderlo con Carlo Rossella. No, allora. Non credo. Prima puntata, si parlerà l'invenzione del plurale. Si parlerà l'invenzione, la scoperta del plurale. Perché è stato inventato il sì, plurale. Si parlerà di quando non esisteva il plurale, esisteva solo il singolare. Allora, se uno doveva dire, io ho tre figli, io ho figlio. Ah. Mi mangio quattro castagne, mi mangio castagna.
mio nonno c'ha 90 anni, mio nonno c'ha, è una fatica, anno. Poi c'è stata l'invenzione del plurale e quindi ne parlerà Alberto. Ha semplificato Alberto. Tutto. La prima puntata. La grandissima invenzione, effettivamente. La seconda puntata sarà, sempre Alberto Angela, parlerà della la differenza tra uomo e donna conta? E se sì, dove, se come, quanto, se in Europa. Vediamo un filmato. Sì, no. Sì? Non c'è, no, si dice, è una cosa che si dice. Va non bene. C'è, non c'è. Pomeriggio 5, gara di dolore, primo campionato della sofferenza, oh, presentato da Barbara D'Urso. Che ci bellezza. Sarà una doppia partita, ci sono due partite, no, sì. C'è una partita, una mamma triste che ha perso il cane, che oh, non lo trova, che gli era affezionato. Ah. Sì. Contro un drogato che ha perso il lavoro e gli restano solo 2 mesi di vita, quindi la gara chi fa più dolore, cioè, tra e chi vuole che faccia più dolore, c'è, è evidente, c'è il televoto, c'è il televoto. Come la sarebbe? Seconda partita, Marco Rossini, un anziano che ha perso i capelli e prende poco di pensione, si sente complessato, contro Ginetto Roberti, un obeso di 90 kg. Vabbè, 90 kg è obeso, esagerato, un uomo no, robusto. Però mi sono dimenticato di dire che Ginetto Roberti ha 3 anni. 90 kg, ma ha 3 anni. Se ha 3 anni ha ragione. Poi lei, c'è lo scontro finale, alla fine il maggiore dolore sì, vince la coppa. Sì. Tra i due, sì, scommettiamo che sì, il programma d'estate presenta Mara Venier. Benissimo. La prima scommessa, i due gemelli Riccobono, i due gemelli Riccobono Alfio e Adele Vincenzi, sono due gemelli. Si chiamano diversi. No, cioè loro non sono gemelli tra di loro. Ah! Cioè, uno c'ha un gemello, l'altro c'ha il gemello, però si incontra. Adesso è chiaro, adesso è chiaro. Comunque la scommessa, scommettono che al Teatro delle Vittorie, sì, in diretta, scommettono che in 4 mesi riusciranno a sbucciare 90.000 chili di fave. La scommessa è questa. Mi sembra una scommessa molto Seconda scommessa, un sì, bambino di 9 anni sì, scommette che fa 100 rutti in 10 secondi. Sembra impossibile. Tanti auguri, come si allora, dice. Fiction, parliamo di fiction, si gira quest'estate. Sì. Dal bambino che fa 100 rutti in 10 secondi. Si trae. Verrà tratta una fiction in 2 puntate sì, intitolata Il bambino che fa 100 rutti in 10 secondi. Bene. Il protagonista è, non, è, non è un bambino, è, si sdoppia, è Beppe Fiorello. Abbiamo finito. Si sdoppia. Non mi sta venendo da piangere. Non le sta venendo no, da piangere perché abbiamo detto a mezzanotte piangiamo. Ah, poi piangiamo. Perché comunque sono contento viene, per il successo di Antiprimi, perché da Antiprimi, sì, lo dico da direttore, sono contento, verrà da questo settimanale, verrà tratto un film, sì, un calendario. Si farà una commedia musicale, un libro e un profumo. Verrà tratto da Antiprimi. Grazie. Complimenti per il programma. Per tutto questo successo. Questa presidenza è consapevole dei pressanti interrogativi che attraversano il paese e non vuole sottrarsi dal dare le risposte dovute. Molti si domandano, per esempio, come mai viuzze minuscole come Vicolo dei Mandracchi siano state trasformate a doppio senso di marcia quando a malapena ci passa un ciclomotore, mentre invece viceversa la tangenziale est sia divenuta zona pedonale. Ebbene, la spiegazione c'è ed è semplice, l'abbiamo fatto per i nostri giovani. In questi anni in Italia c'è stata una guerra, la guerra all'intelligenza. Tremonti e Gelmini ce l'hanno ricordato, di cultura non si vive. E in 5 anni hanno sottratto 8,5 miliardi a scuola e università. Brunetta, ve lo ricordate, ha chiamato teppisti gli studenti dell'Onda che hanno provato a ribellarsi contro questa razzia. E Sacconi è stato ancora più esplicito. Abituatevi a fare lavori umili e manuali. Risultati? A scuola ci si va con la carta igienica e le classi esplodono quando non cadono a pezzi. All'università le biblioteche chiudono a mezzogiorno, le tasse aumentano e negli ultimi 2 anni le iscrizioni sono calate del 3%. In Italia la media dei laureati è bassissima.
Nonostante questo, nel 2011 soltanto il 12% dei neoassunti avevano una formazione universitaria. Pochi laureati e nello stesso tempo tanti disoccupati, perché non esiste un mercato delle competenze. I cervelli fuggono quando non sono precari, ma sono state le imprese a tradire, spostando i capitali in finanza e mattone. Anche se abbiamo perso la battaglia, la guerra non è finita, perché noi pensiamo che solo il sapere ci può salvare dalla crisi, solo la conoscenza può fermare la catastrofe, e non ci faremo incantare dal profumo dei soldi privati. Cacceremo ancora una volta i mercanti dal tempio. Armati solo delle nostre parole, non avremo pietà, e mentre voi conoscete il trota, vi comprate i vostri diplomi, noi ci riprenderemo scuola e università. Professor, sono sparite le sedie. Succedono cose strane qui dentro. Per quanto riguarda la gita scolastica, io, professor Nicoletti. Ma dov'è il professor Nicoletti? Chi? Professor Nicoletti? Professor Nicoletti? Professor Nicoletti? È la nuova aula di religione. Qualcuno mi sta inviando dei messaggi, ma io non riesco a decifrarli. Ovunque mi giri, vedo cose strane. Vedo tracce di una presenza maligna. Il cambiamento a volte è lento, altre volte ti colpisce sulla testa. Non riesco più a insegnare in queste condizioni. La scuola è in mano ai prof di religione. Buongiorno, siamo andati in Svizzera. È un complotto per uccidere l'istruzione. Mi sembra di vivere in un film horror. E peggio è la riforma scolastica. I miei colleghi stanno sparendo uno dopo l'altro, anche l'insegnante di sostegno. Siete la mia classe! Ci hanno accorpati alla quinta E dell'alberghiero. Nel mezzo del cammino di nostra vita, dentro la ferma e... Non si trovano più già sette. Ma... Adesso vedrai che con Monti cambierà tutto. Potrei contribuire io alle spese dell'istituto con parte del mio stipendio. Ma quale stipendio? Salve. Sono Saverio Raimondo e sono il secondo di tre figli. Mia madre voleva una femmina, mio padre un aborto. Si misero d'accordo per abortire una femmina. Io li ho delusi. Non so voi, ma per me la nascita è stata un vero shock. Voglio dire, quelle luci così violente, i medici con il volto coperto, schiaffi sul sedere, sangue, placenta, mia madre senza mutande, ed ero solo un neonato. Voglio dire, tutto quel sesso e quella violenza così espliciti di fronte ad un bambino così piccolo. Quello che mi ha dato sempre fastidio è l'ipocrisia di vietare il porno ai minori di 18 anni. Quando un bambino appena viene al mondo, la prima cosa che vede è sua madre con le gambe spalancate, circondata da un gruppo di uomini, una gangbang, cazzo, e il padre, la figura genitoriale forte, che filma tutto e sviene in un angolo. Per me la nascita è stato un vero shock. Davvero, nascere per me è stato un vero shock. Per i due anni successivi non sono riuscito a parlare, non facevo altro che piangere, gattonavo. Per il resto la mia è stata un'infanzia normale. Abusi, botte, molestie, la solita roba. Non lo so, sarà stato per il trauma della nascita o forse per la sindrome dell'abbandono. Sì, perché dovete sapere che quando ero piccolo mio padre mi detestava, era geloso di me perché durante l'allattamento succhiavo le tette a sua moglie. E così un giorno mi prese e mi abbandonò in un cassonetto.
Intendiamoci, io non l'ho mai giudicato per la scelta in sé, voglio dire, c'è chi manda i figli dalle suore, chi nei cassonetti, è una scelta, ma io non gli perdonerò mai il fatto di aver scelto quello per la raccolta differenziata del vetro. Sarà per tutte queste vicissitudini, dicevo? Ma io da bambino ero pedofilo. No, sul serio, a me all'asilo piacevano le bambine. Una volta ho addirittura provato a baciarne una con la lingua sulla guancia. Era più alta di me. I miei genitori erano sotto shock, per loro ero un piccolo mostro. Fu allora che trovai conforto nella religione. Il parroco, infatti, era l'unico che mi capiva. Ma adesso vorrei tranquillizzare il pubblico crescendo, i miei gusti sessuali sono cambiati e anzi vorrei approfittare del fatto che sono in televisione per fare coming up di fronte a tutta l'Italia. Io sono lesbica. Mi piacciono le donne. Anzi, se c'è qualcuna fra il pubblico qui stasera che fosse interessata, io dopo la diretta sono a disposizione e possiamo andare tranquillamente a casa vostra. Sì, perché da me non si può, in quanto se poi dopo facciamo rumore, si svegliano i miei e vogliono essere coinvolti anche loro. Sì, io purtroppo vivo ancora a casa con i miei genitori. Lo so che è ridicolo alla mia età, ma i miei genitori non vogliono saperne di andarsene da casa. Io giuro che non li capisco, hanno 60 anni, sono abbastanza grandi per andare a vivere da soli. Cos'è questa storia che vogliono rimanere in quella casa dove io sono nato e cresciuto? Ma è possibile che non sentono l'esigenza di andarsene, di farsi una vita loro? Statisticamente, ai miei genitori li aspettano almeno altri 20 anni di vita. Gli anni della pensione, dell'invecchiamento, della malattia. A maggior ragione vorranno stare in pace, avere la loro privacy. È giunto il momento che i miei genitori si trovino in una casa per conto loro. E magari che si portino appresso anche mio fratello e mia sorella, eh? Ma i genitori sono strani. Da bambino ero convinto che li portasse la cicogna. Solo poi ho scoperto che i genitori nascono perché i nonni fanno sesso. Oh, che schifo! Buongiorno a tutti, questa è un'altra parte del mio discorso di saluting e commemoring alla scadenza del mio mandato come presidente della Confindustria. Sono il primo presidente donno della Confindustria e ho intenzione di dare spazio alla mia femminilità essendo una mamma. Avendo una figlia ho intenzione di dedicarmi a lei più tempo possibile, sono pronta, ho comprato tutto il kit da mamma, tutti gli accessori, l'unico diciamo ostacoling che devo affrontare è ora convincere mia figlia, perché si sa che i bambini sono molto diffidenti, soprattutto con Confindustria. Purtroppo la mala informazione li ha convinti che Confindustria sarebbe forse distruggendo il loro futuro, quindi i bambini sono i primi che ti guardano veramente cagnesco con quella faccia così che sembra veramente che ti vogliano saltare al collo da un momento all'altro. Mentre invece, come noting, Confindustria si è battuta prevalentemente per dare lavoro ai giovani. Noi sappiamo che nel resto il mondo, tutti i giovani hanno delle competenze straordinarie che vengono messe in condizione di incontrare premi Nobel, in condizione di sperimentare, di fare, di ricercare eccetera eccetera, delle intelligenze veramente superiori, mentre nel nostro paese purtroppo quando si presentano dei giovani pieni di competenze un imprenditore non sa cosa farsene, perché francamente anche aversi in casa uno che si crede di sapere tutto lui crea immediatamente una reazione di chi ti credi d'essering che naturalmente ci porta a spingere il giovane fuori e a costringerlo a emigrare fuori dal nostro paese. Quindi io voglio confermare che non ho nessuna intenzione di scendere in politica. Questo lavoro di dar lavoro ai giovani toccherà invece al mio successore, perché il mio lavoro di mamma purtroppo ho una scadenza. Avendo fatto a mia figlia un contratto di start-up, se non la licenzio prima dei 2 anni e 11 mesi, rischio poi di doverla assumere e trovarmela sul collo fino all'università. Dato il tema della puntata, mi sembra doveroso quantomeno tornare a parlare di quell'inviato che più di tutti si è dedicato al tema della cultura giovanile, e cioè Gigi Sironi, l'inviato di Cronaca di Studio Aperto. Evviva! Dai, prendine un po', è solo una pasticca, le avevano detto. Noi ce ne caliamo una tutti sabato sera. Siamo allo Sballex, storica discoteca alle porte dilentate sul Seveso.
Ogni weekend centinaia di giovani dell'Interland milanese vengono qui per fare serata. A mezzanotte ci si mette in fila, si lascia il giubbotto al guardaroba e poi incomincia la festa. Alcol privé. Non è finita qui. Alcol privé, musica a palla e droghe sintetiche. Ecco gli ingredienti del sabato sera perfetto. Christian, il nome di fantasia, lo scorso weekend era qui. Forse intenzionato a sballarsi, forse solo a passare una serata fra amici. Forse mi sto inventando tutto in questo momento perché mi piacciono gli elenchi. Ma è bastato accettare quella pasticca per rischiare che oggi quegli stessi amici sentissero la mancanza di lui e delle sue mitiche barzellette sulle suore. Christian si è salvato per un pelo, è stato ricoverato subito in ospedale e ora sta meglio. Ma prima che ci allontanassero a calci dalla sua stanza, ha comunque trovato la forza di dirci: io lo sballo, non lo cerco più. Ma continuiamo a parlare di giornalismo televisivo e voltiamo pagina, stavolta veramente con un autore che tutti, anche i giovani, dovrebbero conoscere, perché stavolta siamo veramente davanti a un pezzo di storia, e cioè Antonio Caprariga, ineguagliabile corrispondente della RAI da Londra. Allora, la poetica del Caprarica è incentrata sul reale, diciamo esclusivamente sulla famiglia reale, e dato che appunto stasera stiamo parlando di future generazioni, io... diciamo, ho fatto un po' un favore ad Antonio Caprarica, gli ho un po' portato avanti il lavoro, nel senso che ho scritto io, per lui, il servizio sul battesimo del figlio di William e Kate, che non è ancora nato, per carità, però gli tornerà utile più in là, io glielo cedo molto volentieri, anzi, Antonio, quando sarà il momento, fammi uno squillo e ci mettiamo d'accordo, va bene? Dopo tanti rumors e falsi scoop, finalmente la notizia è ufficiale. Udite, udite, la principessa aspetta un erede. Ma guai a cantare vittoria troppo presto! Impossibile vedere subito il real pupone! Chi lo avrebbe mai detto che la mamma avrebbe fatto passare 9 mesi prima di mostrarlo ai tabloid britannici? Oggi però... È un momento. Oggi però è tutto pronto per il battesimo del piccolo Lord, celebrato addirittura nell'abbazia di Westminster, e si direbbe proprio che alla cerimonia non manchi nessuno, dalla famiglia reale al gran completo a tutte le star dello spettacolo, Nicole Kidman, Hugh Grant, Elton John, Paul McCartney, Fatboy Slim, i Prodigy, Agatha Christie e persino Stanlio e Ollio. Un'incredibile parata di pellicce, soprabiti e bizzarri copricapi indossati da autentici paperoni dell'aristocrazia inglese. Per quanto mi riguarda, io sono sempre impeccabile con le mie cravatte buffe. Nel frattempo la Scozia si è proclamata indipendente, Gordon Brown ha confessato di essere una donna e il Regno Unito ha dichiarato guerra alle Filippine. Insomma, cosa ci faccio io qui? La risposta è che se hai comprato una nuova cravatta buffa è davvero un peccato doverci andare a fare i servizi di guerra. Viva il giovanilismo sfrenato, viva il giornalismo televisivo. Buonasera, saluto a tutti da Barbara Palombelli e benvenuti a Poveri ma Palombelli. Quest'oggi anche parleremo di Randazza Meloni Melotti, un'altra volta questa donna straordinaria che ha scritto questo libro, I miei bagni, ma non parleremo questa volta della Randazza scrittrice, parleremo della Randazza donna, della donna generosa che tutti quanti, quelli che la conoscono, amano. Randazza, infatti, in questo momento difficile ha pensato di voler fare la sua parte, ha atteso una mano nei confronti della Grecia, che se la sta passando, come sappiamo, veramente male, e in un gesto così un pochino impulsivo ha deciso di comprare Creta. Ecco, ne voglio parlare perché Randazza, veramente, ormai avrete imparato a conoscere anche voi, è una che quando fa le cose ci mette tutta l'anima, quindi lei è arrivata a Creta pensando di fare del bene, di rimetterla un pochino a posto. Tra l'altro Randazza ha questo buon gusto incredibile, perciò lei con niente ti prende 2 tessuti e Creta te la cambia così, si è portata tutta la sua squadra di indianini, però quello che ha trovato è stato veramente sconfortante, ha trovato innanzitutto una sorta di labirinto per cui gli indianini andavano a fare le pulizie e poi si perdevano, ha trovato persone poco disposte a prendersi le proprie responsabilità, anche se capisci che una cosa non funziona cambia lavoro, questo Achille che rincorre la tartaruga all'infinito, ma se sai che non la raggiungi ti conviene fare un'altra cosa, insomma c'è l'informatica, ci sono tantissime altre cose. Loro così molto ottusi non riescono a cambiare, anche perché la Grecia è un paese di vecchi, in particolare c'era un vecchio vecchissimo anziano cieco che attacca certi bottoni infiniti, una logorrea impressionante, tutte volte ti blocca.
E ti comincio un racconto che sembra l'Odissea, insomma, non è che si può lavorare in queste condizioni. Persone anche molto ciniche, certo Diogene, che non c'aveva assolutamente nulla, non aveva neanche i vestiti, addirittura viveva in una botte, era andata per essere carina, gli ha presentato la Merkel, che era venuta lì a trovarla, e la Merkel gentilmente gli ha detto: ma posso fare qualcosa per lei? E lui, così, con molta arroganza, gli ha detto: lei vada davanti che mi fai ombra. È chiaro che in questo modo non si può pensare di risolvere un problema grosso economico come ha la Grecia. Non è possibile un paese tutto di filosofi e di opinionisti, in particolare tra l'altro un opinionista che là va per la maggiore, un certo Socrate, che proprio non ha capito l'ABC di questo mestiere, un opinionista che va in giro dicendo: so di non sapere. Ma questo tu non lo devi dire, cioè rovina anche il mestiere a tutti gli altri. È chiaro che non si sanno le cose, però se fai l'opinionista non lo puoi dire così apertamente. Ha provocato anche una valanga di proteste, perché appunto anche altri colleghi preoccupati, cioè se lo dice così a tutti, così apertamente, e noi poi che cosa facciamo? Ha chiamato De Bortoli, ha chiamato Matrix, ha chiamato Verissimo, anche la De Filippi, insomma c'è stato veramente un putiferio. Perciò a un certo punto Randazza ha dovuto, e lo dico a malincuore, però penso che sia un racconto istruttivo, mollare la presa. Ha trovato in offerta 31 F-35 cacciatorpedinieri e l'ha comprati, ha venduto Creta e ci ha comprati i cacciatorpedinieri. È triste, però è così. Ci vediamo la prossima volta qui a Poveri ma Palombelli, e speriamo di non dover tornare a parlare della Grecia, tanto insomma cosa fatta capo, ormai è persa. Speriamo almeno che si possa, non so, ristrutturare un pochino, non so. Professione. Presidente del Consiglio in attesa di reintegro. Idem da prima però. Vi accusano di essere i padri del disastro italiano. Come ti dichiari? Prescritto. Se io sono il padre del disastro italiano dovreste vedere quello che ho fatto in Kosovo, dice. Il miglior momento della tua carriera politica. Quel tentativo di fondare l'Ulivo mondiale, diciamo, quello è stato un bel momento. Mi hanno detto, Massimo, che hai cominciato a fare l'olio. No, l'ulivo, Silvio. Faccio il vino, pensavo... non faccio l'olio. Vino rosso? Rosé, diciamo. L'incontro con la grande politica. Quando parlai davanti a Togliatti avevo ancora il grembiulino. Quando parlai davanti a Licio Gelli, che coincidenza, aveva anche lui il grembiulino. Un errore della sinistra. Fare le primarie in Puglia. Anche fare i primarie in Puglia. Un errore della destra. Non aver scelto me come segretario del centrodestra, diciamo. Ma sono ancora in tempo. Candidare la Moratti, che è dell'Inter, a sindaco di Milano, che è del Milan. Il tuo più grande rammarico. Un'amarezza più che un rammarico è quella di aver dato tutte le idee al centrodestra, perché a ben vedere la precarietà nel lavoro l'abbiamo inventata noi con la riforma Treu, abbiamo pensato all'idea di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, abbiamo dato i soldi pubblici alle scuole cattoliche, la TAV. E la RAI, certamente. Bravo, grazie. Fare a pezzi la RAI è stata un'idea nostra. Le privatizzazioni, le cartolarizzazioni, il non Molini, tutte idee nostre, diciamo, che loro hanno capitalizzato senza neanche un minimo di riconoscenza, diciamo. Cosa pensi di Monti? Ci sta prendendo tante di quelle mazzate per fare delle cose che poi tutto sommato servono solo a noi, che è veramente encomiabile. Ma la cosa che mi amareggia anche qui è che questo lavoro, diciamo, di tassare gli italiani, risanare i conti e consegnare il paese alla destra, è un lavoro che il centrosinistra ha sempre fatto perfettamente, perché chiamare uno straniero della Goldman Sachs, diciamo. Il tuo più grande errore? Ma non credo che si possa parlare di mio errore, diciamo. Si può dire in generale che si sono fatti forse degli errori,
ma che non sono quelli che pensate voi. Comunque sì, ogni tanto nella vita fare un bilancio, diciamo. Massimo, quante volte ti ho detto fai un bilancio? Fallo falso se ti crea problemi. Un aggettivo per Napolitano. Un compagno. Un compagno che sbaglia, diciamo. La presidenza della Repubblica era mia. Il Quirinale veramente aspettava me. No, c'ero prima io e tu francamente non sei adatto, diciamo. Ho fatto portare anche il lettone di Putin là sul, come si chiama, colle o culo? Si chiama Quirinale, diciamo, non si chiama culo, non lo puoi fare il Presidente della Repubblica. Detto sì, lo puoi fare tante cose, ma il Presidente della Repubblica, francamente. Quando ci saranno le elezioni, quali insulti vi rivolgerete? A me piacerebbe, a proposito, che mi continuassi a chiamare comunista, se posso chiederti una cortesia, perché, diciamo, per ragioni interne, diciamo. Come no, con piacere, comunista! A lui piace. Grazie, io pensavo, se non ti dispiace, te lo dico prima perché capisco che possa suonare male, di chiamarti culo flaccido. Guarda che io sono giovanissimo e ha detto Don Verzè che io camperò fino a 120 anni. Don Verzè è morto. Veramente? Così giovane? Il posto più strano dove hai fatto l'amore? In bicamerale. Ah, non nel senso io e lui. Ah, non... Chi è stato il tuo migliore amico in questi anni? Non ho amici, non mi vergogno a dirlo, diciamo. Se fossi amico dei miei amici sarei messa abbastanza male, diciamo. Sicuramente lui, il mio più grande amico. Non amo le smancerie, diciamo. Il tuo hobby preferito? Sempre quello. Mi diletto a segare le gambe a possibili leader del centrosinistra, diciamo, ma così un passatempo, mi annoio. Previsioni per il 2013? Speriamo che la crisi sia tale da poter fare finalmente la grande coalizione che abbiamo sempre sognato e toglierci questa condanna di dover fare un governo di centrosinistra che francamente è una croce che mi auguro di non dover più portare. Finalmente io e Massimo con la grande coalizione potremmo amarci alla luce del sole. Il tuo sito porno preferito? Youdem. Io sono un uomo che si è fatto il porno da solo. Fammi un urlo! Francamente, ah. No, mi spiace, non è il mio stile. Oh, arriva la finanza! Ah! Imita l'altro. Diciamo. Io sono il presidente del consiglio. Diciamo. Secca! Secca, secchetta! Ci sei? Vi devo far vedere una cosa. Voi che fate tanto i cosi con la cultura, con gli ospiti culturisti. Ci sei? Sì, se per Zecchetta intende me ci sono. Grazie per il nomignolo zoofilo. Buonasera. Buonasera. Ti volevo far vedere questo. Questo abbiamo fatto noi. È il libro di Casa Paolo. Puoi trovare in tutti i migliori negozi di fascismo. Si intitola Impareremo ad amarti da Marinetti a Pluto, icone vecchie e nuove del fascista del terzo millennio. Scusi, ha detto Pluto? Ma intende Pluto il cane di Topolino? Il cane di Topolino, ma perché no? No, ma non sapevo fosse un'icona fascista. Mazza, Pluto! Con le orecchie nere, lo sguardo attento all'orizzonte e la coda dritta che non rinnega il passato. Ma non lo senti retrogusto, Littorio? No, sinceramente io non lo sento questo retrogusto Littorio, però... Ah no, non lo sente lui, allora... Vabbè, allora Pluto era comunista, certo, lo sai te? Allora era una zecca, stava al gay pride, Pluto! No, vabbè... Ma state zitti! Però non mi ha spiegato questo libro... Com'è strutturato? Com'è fatto? Com'è fatto? È strutturato sicuramente in ordine categorico. Infatti ci sono le categorie. Per la categoria poeti vediamo D'Annunzio e Elsa Pau. Per la categoria personaggi storici ci sta Buonito Mussolini e Ernesto Guevara. Chi? Ernesto Guevara. No, vabbè, ma... Che Guevara vuol dire? Ma non esiste! Questo non posso fargliela passare! Non può mica considerarlo un'icona fascista, Che Guevara! Vabbè, però forse un pochetto ce lo potevate imprestare. Ma cosa dice? Ma lasci stare! Ma io voglio dire, ma è un eroe di sinistra! Un pochetto? La vostra è appropriazione indebita! Bravo, bravo, appropriazione indebita! Ecco la generosità! Della sinistra, bravi! No, questo è nostro, questo è mio, ho visto prima io, non ci vuoi giocare, non te lo impresto, lo puoi guardare ma solo dalle mani mia. È vero, siete proprio di ragazzini, pure
Nissi. Ma non dica questo, qui si parla di affinità ideologiche, culturali, non è che è importante chi l'ha visto prima, ma cosa dice? Allora le foibe! Ma cosa c'entrano le foibe? Sono programmato per non accettare queste provocazioni di chiaro stampo fascista. Vada avanti. E dopo altre categorie. Per la categoria sportivi, purtroppo per la categoria sportivi c'è stata una piccola discussione. A che proposito? In quanto taluni cammerati, tra cui io, avevo proposto di inserire il capitano Francesco Totti. Però purtroppo mi hanno detto che non c'ha la caratteristica di essere cammerata, quindi me l'hanno bocciato. Vabbè, e quindi chi avete messo come icona sportiva? Purtroppo abbiamo dovuto tenere Di Cagno, malgrado Pippa non conforme da Lazio. Lo so. Ma non era meglio un capitano? C'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano, non era meglio. Allora continuiamo a fare cultura, mi sembra, qua, tutte mazza, le volte che usciamo. Ammazza, però capitano che non mi consiglio di cultura. Come no? Ammazza. Comunque Tullio, ragazzo mio, ci ha avuto un'idea straordinaria, secondo me, che voleva proponere per la categoria cantanti storici Lucio Dalla. Ma come vi permettete? No, Lucio Dalla non lo devo dire, è troppo presto, fare un quadrato è di cattivo gusto, Sì. Tanto ormai l'hai detto, vero? Fare un quadrato! Io pure devo fare quadrato! Ti prego, fai il quadrato anche tu per me! Ma pure io devo fare quadrato, ma perché? Perché infatti si è deciso che ancora aspettiamo un paio d'anni prima di provasse a piarcelo. Ma non ci provate! E io nel frattempo sono stata incaricata di cercare tra le strofe delle sue canzoni parole come o nero, o audacia, o giovinezza, oppure altre parole fasciste. Guarda che non sono affatto parole fasciste, voi avete le idee abbastanza confuse. Allora sei meglio dico tutte le cani che te confusa, invece, arrivala. No, comunque ci tenevo a dire che invece una proposta nuova è passata, per fortuna, è Furia Cavallo del West. Ma il fascista pure Furia Cavallo del West? Mazza Furia! E il camerata equino che beve caffè per fare il suo pelo più nero che c'è, scusa. Allora, esattamente. Che è di sinistra pure Furia. Allora non secca pure Furia. Allora stava al Gay Pride pure Furia, o sa lei? Ma so sì. Vabbè. Cambia sbasciatore. A proposito, ma Whitney Houston l'avete già presa voi? Vattene, va, cammina, fuori! Un fuori. Capitano! C'è solo un capitano! Pur non essendo strettamente compito di questa Presidenza della Repubblica, voglio ugualmente unirmi al giubilo per la vittoriosa battaglia contro la pirateria su Internet. Oggi, infatti, possiamo dire che scaricare un file è praticamente impossibile e prima di trovare un sito per fare un download ci perdi almeno una settimana. Molti sono tornati al video noleggio, avendo però perso l'abitudine, si tengono i DVD per almeno un mese in casa, aumentando di molto il loro debito con il video noleggiatore. Consapevole di questo disagio, questa Presidenza invita i video noleggiatori ad essere più clementi con i ritardatari e ad applicare un forte sconto in questo momento difficile per il Paese. Che cos'è la cultura? Questa sconosciuta. Pasolini diceva che la cultura è stare in mezzo alla gente. Quindi, sviluppando il ragionamento, si potrebbe dire che quindi la cultura, visto che la gente siamo tutti noi, è ciò che ci tiene insieme. Più
Forti sono i nostri legami, più si può dire che forte sia la nostra cultura. Che cos'è che quindi va contro la cultura se ciò che ci tiene insieme è cultura? Tutto quello che ci divide, l'invidia, l'abiezione, l'arrivismo, la presunzione, la spocchia, la competizione esagerata, tutti i valori, in altre parole, propagati da Maria De Filippi. Ora, con questo... naturalmente, io non intendo dire che Maria De Filippi sia il simbolo della mancanza di cultura, perché sarebbe una cosa esagerata, direi che piuttosto è il simbolo dell'involuzione della specie, questo sì, per questa sua determinazione. A far apparire anche la persona migliore del mondo, la più fiera, la più nobile, come un caso umano privo di qualsiasi forma di dignità. Buonasera, benvenuti. Per alcuni il proprio padre è quello che ti racconta le favole la sera, quello che ti sta vicino quando ne hai bisogno, altri invece si fissano con il padre biologico e finché non lo ritrovano non si mettono l'animo in pace. È quello che è successo a Gesù, detto il Nazareno. Che per cercare suo padre se l'è fatta una croce. Nazareno vuole raccontare lei la sua storia o preferisce che la racconti io? Meglio che la racconti io, perché Nazareno, dovete sapere, dice che il verbo va in principio e parla tutto alla rovescia, dice mangiare io voglio, dormire io ho bisogno, eccetera. Fa confusione, meglio che racconti io. Nazareno, dicevamo, è parente di Nazareno Gabrielli? No, dice di no. Strano, perché veste color sabbia, sembra lo stesso stile. La mia redazione ha scritto Nazareno Gabriele. Va bene. Allora, racconta Nazareno, io ho avuto un'infanzia difficile, vissuto in un campo profughi palestinese, in una stamberga che puzzava come una stalla. C'era una zanzara grossa come un somaro e uno scarafaggio grosso come un bue. Cresce, all'inizio bambino prodigio, poi tradisce le aspettative, un'adolescenza difficile, frequenta sempre lo stesso gruppo di amici, viene accusato di atti vandalici, va con le prostitute, guai a contraddirlo, tutto quello che dice è Vangelo, si fa un sacco di nemici e finché alla fine... finisce per diventare una sorta di capro espiatorio. Però, dice Nazareno, per quante colpe abbia commesso, per quante cose brutte possa aver fatto, non è possibile che mi accusino di tutto, come se tutte le colpe del mondo dovessero ricadere sulle mie spalle. Dice, su di me sono state dette un sacco di bugie, cominciare dalla mia data di nascita, dicono che sia nato a Natale, mentre invece sono nato a ottobre, era Halloween. Cosa succede a un certo punto? Viene nominato, a causa di questa sua antipatia, sottoposto al televoto, gli preferiscono Barabba, che tra l'altro è il nuovo fidanzato di Belen. Dice però Nazareno, il processo è stato ingiusto, perché mi hanno processato a Pasqua, stavamo tutti a fare il ponte. Il giudice se ne è lavato le mani, vorrei una seconda chance. Sempre per questa ossessione di cercare suo padre, che Nazareno è un pochino idealizzato, considera un po' un padre eterno. Lui vorrebbe questa seconda chance sempre per incontrare suo padre, e noi suo padre l'abbiamo cercato. C'è lì la busta e se lei lo desidera ancora lo possiamo aprire. L'abbiamo cercato dove ci ha detto lei, lungo le strade che non portano mai niente, lungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, nei campi di sterminio.
Se lei insiste, possiamo aprire la busta, però poi non ci deve restare male se suo padre non c'è. La apriamo? È sicuro? Non faccia questa faccia, è Cristo in croce. La apriamo, va bene. Allora, la apriamo? Mi dispiace. Suo padre non c'è. Non è venuto. O forse non è mai esistito. Lei ci ha mai pensato a questa eventualità? No, perché o magari si è fatto un'altra famiglia, può anche essere che il padre si sia fatto un'altra famiglia, perché voglio dire, non è che necessariamente la creazione è un atto di consapevolezza, può anche succedere così, non è che c'è una risposta per tutto. Ad ogni modo, la vedo triste, vuole bere qualcosa? Il nostro sponsor, abbiamo della birra, c'è una corona alla spina per il signore? Senta, facciamo una cosa, per consolarla, le faccio fare la telepromozione insieme a me. Allora, guardi, questa è una garza, una maschera idratante, lei se la mette sul viso così, si rilassa, proprio come se fosse morto. Quando se la leva, la butta da una parte e le giuro che si sentirà rinato. Ecco, mentre Nazareno fa la sua maschera, passiamo al prossimo ospite. Spesso, come sapete, il successo nelle chat erotiche dipende dalla scelta del nickname e quello che è successo a Gertrude, che ha rimorchiato un sacco di ragazzi grazie alla scelta di un nomignolo azzeccato ed intrigante, la monaca di Monza. Ci colleghiamo anche questa settimana con la clinica Carla Bruni in Svizzera, dove un nostro ex connazionale ha smesso di essere italiano. Come dite voi italiani, buonasera. Buonasera a lei. Oh, grazie. Molto gentile. Avete visto? Neanche mi sono voltato a guardarle il culo, come fate voi italiani. Beh, ma non tutti. Piuttosto, cosa c'è dentro quella tazza? Caffè americano. Beh, ma non era meglio un bel espresso? Ma che schifo, per carità, siete voi italiani che bevete quelle porcherie. Beh, il suo è un partito preso. Non credo che non ci sia niente che le piaccia in Italia. Ma io adoro l'Italia. È un paese magnifico, stupendo. Siete voi italiani che l'avete rovinata. Avete costruito tutta quella merda, case popolari, ecomostri, ruderi dappertutto. Ma i ruderi mica li abbiamo costruiti noi, sono antichi e hanno un valore storico enorme. Ma io mica intendo i beni archeologici, per ruderi intendo scuole e ospedali. Cascano a pezzi, sembra di stare a Pompei. Voi italiani, come dite in Italia, non fate funzionare mai niente, fate tutto male, persino l'alta velocità arriva in ritardo. Con la differenza rispetto ad un treno normale che un Frecciarossa in 5 minuti ha già fatto un'ora di ritardo, è velocissimo. Gli italiani per tradizione solo due cose sanno costruire, fogne e catacombe. E infatti nel costruire le metropolitane ne hanno fatta una sintesi. Voi italiani avete rovinato l'Italia. Una volta almeno ci si mangiava bene la pizza, adesso neanche più quella. Trovare una pizza decente è diventata un'impresa, 9 volte su 10 è una colla. E quando è buona è perché il pizzaiolo è egiziano. Lei sa solo criticare, ma voi del centro Carla Bruni non avete qualche proposta per salvare l'Italia? L'unica soluzione è cacciare gli italiani dall'Italia. Mandateli da qualche altra parte, che ne so, in Medio Oriente, vicino alla Palestina. E una volta sgombrata dagli italiani e ripulita dalla monnezza, l'Italia sarà una magnifica, splendida riserva naturale. Oppure un parcheggio, il più grande d'Europa. Tutta l'Austria che viene a parcheggiare in Italia. A spina di pesce però, mi raccomando, altrimenti chi parcheggia a Reggio Calabria poi non può uscire. Oppure per mantenere la sua vocazione turistica, l'Italia può essere trasformata in un grande parco a tema, ricco di attrazioni. Il tunnel dell'amore a Venezia, il giro delle 7000 chiese a Roma, le montagne russe che collegano il meridione con il resto d'Italia, i calci in culo all'Inps, le macchinine a scontro fuori dalle discoteche il sabato sera, ma soprattutto la casa degli orrori di Renzo Piano a San Giovanni Rotondo con il cadavere di Padre Pio meccanizzato che salta su e spaventa i bambini. Ma è ridicolo! No, è l'Italia, così come voi l'avete ridotta! Fuori gli italiani dall'Italia!
Fuori gli italiani dall'Italia! Si calmi, sta delirando! Piuttosto, perché non bevi il suo caffè americano? Lo sta facendo raffreddare! Lei non si preoccupi! No, è che mi dispiace! Beva pure! Sì. Non faccia complimenti, Beva! Beva! Ma cosa fa? Niente! Ma ha sputato il caffè americano! No, ma che? È buonissimo! Piuttosto, come dite voi italiani, arrivederci! Arrivederci! Signorina, c'è una macchia di caffè lì sul lettino. Non sono stato io, non so proprio chi l'abbia fatta. Deve essere qualche italo positivo ancora in crisi d'astinenza, sai. Quando il giudice ci ha condannato, dietro di lui ho letto una scritta: la legge uguale per tutti, belli, brutti, innocenti e farabutti. Basta che pagano in contanti, le bustarelle qui piacciono a tanti. Poi vanno in chiesa a fare i martiri di santi. Invece io a lui sono incatenato, per questo ragazzo è stato. E adesso qui la Italia è qua, e questo giudice a noi ci odierà. Andiamo, signor bello. Il processo dell'Utri è da rifare, grazie al giudice Grassi, che è stato l'allievo prediletto di Carnevale, il cosiddetto giudice ammazza sentenze, e al procuratore generale Iacoviello, che in tribunale ha detto che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è un reato a cui non crede più nessuno, che è un'affermazione strana fatta da un procuratore generale in un tribunale, perché devi scomodare le categorie del credere. Se dovessimo dire noi a che cosa crediamo, io per esempio allora non credo tanto a Iacoviello, per dire che è come Forrest Gump, sta in tutte le foto dei processi dove ci sono tante prove e non c'è mai un colpevole. Se dovessimo parlare di quello in cui crediamo, io credo che la giustizia la paghiamo noi, pure quella, e avremmo diritto a sentenze più credibili, perché anche la sentenza d'appello, sempre per Marcello Dell'Utri, non era molto credibile. La sentenza diceva Dell'Utri ha collaborato con la mafia fino al 1992 e poi ha smesso. Due mesi prima di fondare Forza Italia ha smesso. Molto simile alla sentenza Andreotti, pure lui era stato mafioso, riconosciuto mafioso fino al 1980, poi aveva smesso. Che comunità hanno trovato? Oppure dobbiamo pensare... Oppure dobbiamo pensare che Falcone non ci aveva capito proprio niente, che aveva ricostruito la mafia con questi riti di iniziazione dove entri per sempre il sangue, il santino bruciato sulla mano, non era vero assolutamente niente. Evidentemente la mafia è una cosa molto più semplice, dove tu entri, poi se per ragioni tue, motivi familiari, non ti trovi, mandi una bella raccomandata con ricevuta di ritorno ed esci. Mi sono fatta l'idea, anzi, che sia molto più semplice rompere con Cosa Nostra che rompere con la team. Sì, signore, secondo me loro non ti telefonano nemmeno a casa. Pronto, sono Concettina, come mai hai deciso di lasciare Cosa Nostra? Guardi che possiamo fare un'offerta che non potrà rifiutare. Allora, la prima domanda che rivolgiamo a Caselli sulla giustizia direi che riguarda proprio la questione del concorso esterno relativa a Dell'Utri. Ci si crede o non ci si crede a questo concorso esterno? Ci crediamo, ci dobbiamo credere o forse lo riprocessano per concorso interno, data la motivazione? Come funziona? Ma l'ultima sentenza della Cassazione dice che questa figura esiste, però siccome si tratta del senatore Dell'Utri, e che magari quando si tratta dei diari di Mussolini, se sono falsi poco gli importa, ma se si parla del suo processo credo che sia giustamente attento all'esattezza, vorrei leggere un pezzo di questa sentenza.
La sentenza è di 146 pagine, non le leggo tutte, uh-huh. Il succo è a pagina 129 e testualmente a pagina 129 troviamo scritto. In conclusione, il giudice di merito, cioè la Corte d'Appello cui il processo è stato rinviato, dovrà esaminare e motivare se il concorso esterno sia oggettivamente e soggettivamente configurabile a carico dell'imputato anche nel periodo 78-82 di assenza dell'imputato dall'area imprenditoriale Fininvest. Secondo punto. Cioè, ha avuto 5 anni di pausa quando stava con Rapisarda? Esatto, ma di pausa dopo un periodo in cui il reato è stato commesso. Chiaramente ma detto. Si può prendere una pausa dalla mafia? Perché questo è un po' strano, perché noi sapevamo che una volta che entri sei un po' che è un contatto un po' difficile. L'annullamento con rinvio è per rispondere a questo interrogativo. Ho capito. La certezza allo stato degli atti, in base alla sentenza della Cassazione, è che il reato è stato commesso prima dei periodi per i quali ci sono i punti interrogativi. Uh-huh. E secondo me, in realtà, consacrate in una sentenza di Cassazione, si tratta di fatti, diciamo così, un po' inquietanti, perché si tratta di cordiali, proficui rapporti, non sporadici, piuttosto proseguiti nel tempo con la criminalità mafiosa. Una cosa ancora. Sì, velocemente. Certamente, le sentenze si mettono in nome del popolo italiano e vengono motivate perché il popolo possa, leggendole, capire cos'è successo, valutare i fatti che sono fondamento delle sentenze. E ora finalmente, anche in base a questa sentenza, si discuta su che cosa è mai successo in alcuni periodi della nostra storia. Se non si discutesse, neppure questa volta, come è già successo nel caso Andreotti, se facessimo finta di niente, di fatto finiremmo per legittimare un certo modo di rapportarsi anche al potere criminale mafioso per il passato, per il presente e per il futuro, che non sarebbe un buon segno per la democrazia. Che mi ha impedito in questi anni di fare quello che avevo promesso di fare, tra cui quello di abbassare le tasse, che sono consapevole ha deluso tanti cittadini italiani che nutrono nei miei confronti ora una sorta di sfiducia che trovo in parte giustificata e in parte ritengo sia troppo severa nei confronti di un governo del fare che tutto sommato ha fatto tanto fare. Fissarsi su questa cosa, scusate, questa, dicevo, focalizzazione nei confronti di un governo del fare che ha fatto tanto fare solo sulle focalizzazione, dicevo, solo sulle tasse. Solo sulle. Mangia, mangia delle lingue, ve lo devo dire che si cazzo di tasse non le dovete pagare. Io non le pago, il 50% dell'anno non le pagano, ancora che state a chiedere quando abbassa la tassa, meglione! Ma per cui pagate queste tasse? Se può sapere, per lo Stato le pagate, ma non ci dovete dare i soldi allo Stato, ma come ve lo devo dire che lo Stato è pericoloso? I soldi ce li dovete dare a noi, che poi ci pensiamo noi a proteggervi dallo Stato che con la sua burocrazia impria con i suoi lacci e legacciuoli l'imprenditoria. Noi non siamo uomini di politica, noi siamo uomini di business e tutte queste regoluzze e regoline ci scassano i coglioni. Noi, quando torneremo al governo, prometto, la faremo finita con questa pressione fiscale, lo giuro, anche nei confronti dei commercianti, questi controlli continui, questa pretesa dello scontrino finirà. Troveremo dei sistemi
sempre più moderni se dobbiamo far pagare le tasse ai commercianti. Per esempio, per dirne una, si entra in un negozio, sto dicendo, bello questo negozio, completamente centrale, tutto nuovo l'hai fatto. Peccato tutto un fiammobile sul negozio. Dicevo, quando nel 2013 torneremo a governare, riprenderemo in mano la riforma sulla giustizia e faremo quello che abbiamo sempre detto di fare, imbrigliando finalmente questa magistratura comunista. Comunista! Te l'ho detto e lo ribadisco, non mi vergogno. Sono come un cancro alla prostata! Sono come un cancro! E tra l'altro, ribadisco, sarà probabilmente curato in 3 anni, lo giuro. Cominceremo a fare questa riforma a partire dal test psico-attitudinale per tutti quelli che vogliono fare il magistrato. Perché, come diceva giustamente mio padre, già se uno ha in mente di fare il magistrato vuol dire che non è una persona tanto non male, non è non male se vuoi fare il magistrato. Ma non ce le hai tutte le ruote là posto se vuoi fare il magistrato. Ma pazzo devi essere se vuoi fare il magistrato. Ma perché non te fai cazzo tuo come tutto quanto l'altro? Per l'appunto. Per l'appunto. Non permetteremo mai più, appunto, che si insinui che il mio governo ha dei rapporti con la mafia quando il mio governo è stato quello che più di tutti si è battuto contro le mafie dati alla mano su 33 latitanti. Noi ne abbiamo fatti arrestare 31, comandante, mi dica i nomi degli ultimi 2 latitanti che sono liberi. Marcello Dell'Utri e lei, signor Presidente. Appunto, visto un grandissimo, straordinario risultato. Pertanto, noi al governo torneremo, queste riforme le faremo, la storia ci giudicherà e noi la ricuseremo. Sei venuto in questo paese per difendere gli onesti. Hai lottato contro potenti e corruttori. Sono il tuo incubo peggiore. La finanza. Ma qui l'onestà non è mai andata di moda. Benvenuto in Italia. Signor Wayne, è arrivata una brutta notizia. L'IMU sulla prima casa. Non così brutta. È un avviso di garanzia. Recenti intercettazioni rivelano che il vigilante fascista Batman è in realtà l'imprenditore americano Bruce Wayne, su cui pesano più di 16 capi di imputazione. Lei è accusato di violenza e percosse. Ma io te denuncio. Porto abusivo di armi non registrate, abusivismo edilizio per quella batcaverna che manco il figlio della Moratti. Mi avevano promesso il condono. Reiterata violazione di domicilio. Wayne, ma chi le ha dato il permesso di salire lassù? Maltrattamento di animali. Gli ambientalisti le fanno il culo per i pipistrelli e poi una serie di contravvenzioni stradali. La 280 sulla preferenziale e c'è in auto blu. Signor Wayne, le hanno sequestrato la Batmobile. Lo so. Mi stanno addosso. Mi aiuterai? Non posso, mi dispiace. Mi hanno promesso di insabbiare quella storia della Diaz. Eri in prigione. Come sei scappato? Ho detto che ero il nipote di Mubarak. Tu hai scelto di stare dalla parte sbagliata. Qui se rubi la cioccolata in un supermercato ti danno 2 anni. Se fai affari con la mafia ti danno un ministero. Sai qual è la cosa più divertente di questo paese? È che una assoluzione per strage non si nega a nessuno.
Dia retta a me, chieda all'infermità mentale. Dopotutto, a lei si veste da bistrello. Dobbiamo adeguarci. Conosco una persona che potrebbe scagionarla da qualsiasi accusa. Ci sono infiniti modi per evitare una condanna, ma il mio preferito è... legittimo impedimento. Sembra proprio una brava persona. Quasi quasi lo votiamo. Una dichiarazione prima del processo! Nonostante tutto, confido nell'imparzialità della giustizia italiana. Ce la faremo, ce la faremo. Che entri il testimone. Signor Robin, quali erano i suoi rapporti con l'imputato? Mi costringeva ad indossare dei collan. E avevo solo 14 anni. E adesso non posso più farne a meno. Eh no, le molestie su minori no. Questo non me lo aveva detto. C'era un prete, se ne occupava il Vaticano, ma io non posso fare niente. Questo è un paese cattolico. Questo tribunale dichiara l'imputato colpevole di tutti i reati a lui ascritti e lo condanna ad anni 1000 di reclusione. Faremo ricorso! Faremo ricorso! All'inizio del mio quarto mandato firmo come di consueto il contratto con gli italiani. Con l'inchiostro simpatico. Andiamo a fare la doccia, dai, che te lavo la schiena. Diamo la parola a un altro giovane che fa satira e la fa in un modo diverso, come dire, un po' torbido a volte, ma molto affascinante, Francesco De Carlo! Buonasera! Allora, dunque, negli ultimi mesi in Italia è cambiato tutto. Nuovo governo, nuove leggi, nuovi scandali. Adesso, non so se avete letto, vogliono cambiare anche l'inno nazionale, che quello di prima non va più bene. Com'è che faceva? Fratelli d'Italia, l'Italia, se desta, a casa di Silvio, si è fatta una festa. Dov'è la vittoria? Non c'è, non viene, c'ha la candida. Bei tempi, quando c'era lui che potevamo dire un sacco di zozzerie. Un'intera classe politica invischiata in festini a base di Viagra e cocaina, Viagra e cocaina, Viagra e cocaina. Ma io dico, tra l'altro, se tu per andare con una donna sei costretto a imbottirti di Viagra e cocaina, non ti viene il dubbio che forse non ti piace? Sei gay, non c'è niente di male. Accetta la tua natura, lascia perdere le pompette, le punture. Non ti sforzare, accetta la tua natura e non votare leggi omofobe. Perché è contraddittorio. Questa schizofrenia non va bene. Ci sono alcuni parlamentari, alcuni di loro, che pippano cocaina e fanno delle leggi durissime sulla marijuana. Stupefacente. Avete visto quando lo intervistano fuori dal Parlamento? Quando lo intervistano fuori dal Parlamento? Onorevole, onorevole, qual è secondo lei il più grande problema della nostra società? L'hashish? Questi al posto del cervello hanno il crystal ball. E infatti che leggi fanno sulla droga? Delle leggi assurde. Il consumo è tollerato, lo spaccio no. Ma se non c'è qualcuno che lo spaccia, io come lo consumo? Dicono sempre questa cosa. Dicono questa cosa sulla droga. Tutte le droghe sono uguali, dicono sempre questo. Tutte le droghe sono uguali. Io dico, ma quanto devi essere fatto per non distinguerle più? Questi pippano marijuana. E si vede. Io quando vedo i politici che in televisione parlano di droga, a me fanno uno strano effetto, non so a voi, io... Giovanardi. Ma nessuno viene in mente che sei un bambino, sei un adolescente.
vede Giovanardi in televisione che dice di non drogarsi, la prima cosa che fa è andare su Google Maps a cercare il tunnel della droga. Scusate, scusate. Magari un bambino o un adolescente che sta giocando con i soldatini davanti alla TV. Non serve legalizzare la marijuana, basta legalizzare il buon senso. Se volete disincentivare l'uso della droga, non usate testimonial che hanno fatto della loro lucidità un fallimento, come i politici. Perché? Allora, io non voglio mandare un messaggio sbagliato, soprattutto a casa, perché la droga fa male, ma la politica può fare anche peggio. Pensateci. Io per colpa della legge ho avuto problemi con la droga, e non il contrario, come vogliono farmi credere. È successo tanti anni fa, ero molto giovane. Siamo andati con gli amici in Sardegna, in vacanza. Abbiamo preso questo pulmino della Volkswagen, con scritto Flower Power su una fiancata. Non volevamo destare sospetti. Scendiamo dal traghetto, posto di blocco della finanza. Allora, io non temo la guardia di finanza, io temo il cane della guardia di finanza. E infatti ci fanno scendere dal pulmino, sale il cane, e il cane addenta il mio zaino. La guardia mi fa: che cosa c'è dentro lo zaino? Un osso. Posso andare adesso? Arrivederci. Hi, my name is Melissa. My name is Miracle. And we're here to help European people with the new life they're going to face. And today we're going to talk about liberalization, especially liberalization and justice. And I think Miracle has a great story about that. Jessica is 18 years old now, but she suits her mother. Because when she was 2 years old, she had a very bad day. Her mother was a bitch with her, and she never forget that. Never. She never forgot it, and since she was 3, she saved the money, and when now she is 18, she used the money to pay lawyers, and she destroyed completely. The mother. The mother is like, fucked, that. You know? No money anymore, no house anymore, just because this day, Jessica felt very frustrated. Very bad. So as a parent, this can be a problem because we know as a parent there are days in which maybe we are not good parents, actually, but can happen. You might be, you know, frustrated because you lost your job. Tired. Your husband is cheating on you. So you drank, you had a beer or something, go back home, you find those kids, say, mama, mama, mommy, and you want to kick them. And this happened to me, actually, too. A few days ago, I was like pissed off, and Benny Junior Junior, my son, I love this was day. Yes, Benny. Benny Junior Junior is the name of my son. I love the name, but it was not a real choice. I called him Benny Junior Junior because his father was Benny Junior, and the father of my, or the father was just Benny, but the father of the father of the father was Benny Jr. again, the father of the father of the father was Benny Jr. Jr. again, and then when they go from Benny to Benny Jr. to Benny Jr. Jr. and now for my Benny was the time of Jr. Jr. So I have been very bad with Benny Jr. Jr. You. I told him, Benny, like, I hate you, I'm sorry, you are horrible, Benny. I said, you will never grow. I said, you will always stay this size. And he was like, oh, I was so sorry. I was like, I'm happy. But then when I went to sleep and then I woke up, I felt like, oh. We're in trouble. I am in trouble now. What if when he grows, he sued me? So I went to Benny Jr. Jr. And I said, Benny Jr. Jr., your mom is so sorry what I said today. And he said, and I said, really? You are gonna grow, Benetton Junior. I'm sure you're gonna grow. You will be so tall. And he would say, like, really, mommy? Am I gonna grow, really? And he said, yeah, of course you are. That's so good. Yeah, it was so moving. It was so sad.
I said, you can become a basketball player. And he was like smiling. And I said, so are we okay, Benny Jr. Jr.? And he said, yes. And I said, are you sure? Are you okay? And he said, yes, mommy, I love you. So I said, okay, Benny, do you mind to sign a paper in which you, you know, you say we are okay with this? You know, because what you don't want to do with your sons and daughter because you feel so close with your son and daughter, you might say, okay, they said it's okay, and you take a yes for but you never for know. An answer, but this, you know, is dangerous. You always need a proper signature. So this is the tip of the day. And if you feel we have been helpful, please send our website. Yes, you can send us any kind of donation and contribution and Anything. Yeah, we're happy with clothes, everything. Cash. You know, even food is good. Bye. Bye, thank you. From Melissa. And Miracle. Bye-bye. Ecco, finalmente state per assistere a una fase di publiciting nella quale verrete stimolati al consumo, uscirete, farete shopping, spenderete tutto quello che avete. Questi soldi andranno all'imprenditoria italiana che grazie a questi guadagni potrà a un certo punto assumervi. Se non spendete, noi non vi assumiamo. Non si tratta di un ricatto, si tratta di un volta pagina, di un nuovo perioding della fine della concertazione. D'ora in poi le cose, per fortuna, in Italia andranno così. Voi pagate, noi vi assumiamo. Questo è l'inizio della nuova era, è l'inizio del nuovo mondo. Basta con gli slogan, abbasso Cortina e viva Deng Xiaoping. Monito della Presidenza della Repubblica numero 513 bis / 49. Cinzia in cassa 16. Ripeto, Cinzia è desiderata in cassa 16. Ci chiedono la linea dalla Sardegna per il caso di cronaca che sta appassionando l'Italia. Ancora questo delitto seriale, ma si è capito perfettamente chi è l'assassino? È quello ciccione che ci ha scritto sono un assassino? Guardi, non lo so, io non sono programmato per fare valutazioni criminologiche perché sono gratuito, se no ne pagavo uno che sapeva anche queste cose. Senta, so che c'è un'inviata, ci colleghiamo con la Sardegna e cerchiamo di capire. Va bene, non si può neanche discutere. Che diavolo. Sì, buonasera, vi chiediamo la linea da Passimodas perché oggi è successo un aneddoto incredibile. Proprio oggi, in diretta, è il compleanno, sarebbe dovuto essere, della piccola Mara Loparco, la ragazza brutalmente grattugiata a morte. E proprio nel giorno del suo compleanno noi entriamo nella sua cameretta. Perché? Perché Mara è ormai una nostra piccola grande amica. Sicuramente morta, ma sicuramente anche amica nostra, di noi proprio. Venite nella sua cameretta. Eccoci. Ecco, vedete tutto qui fuschia. Questo è il suo lettino, il lettino della piccola Mara, il suo orsetto a forma di coso. E qui c'è il suo zainetto, il suo armadietto. Nulla è stato toccato, tutto è rimasto com'era. Questa è la sua scrivaniola dove lei faceva i compiti. Ecco, i compiti nel momento in cui veniva grattugiata. Qui tutto ci parla di lei, l'astuccetto ci parla di lei, il suo griceto.
Fausto, Fausto il Griceto, compagno di mille avventure, chissà quante volte la piccola Mara lo avrà lasciato razzolare in giro per la cameretta e poi quante sbatte per riacchiapparlo. Ecco, qui veramente, vi ripeto, tutto ci parla di lei, questa, la burrata che amava spizzicare durante le merendole, questa gomma da scancellare. Ci parla di Mara, se solo potesse parlare anche questa seggiola. Proprio ci parla, infatti, di Mara. Ecco, veniamo al quaderno. Il quaderno dove ci sono, cosa? Dei numeri. Mara stava lavorando a dei numeri, numeri fratti, frattaglie di numeri. Vedete, 8 sedicesimi, che poi si semplifica e è un mezzo, quindi la matematica, ecco, importante la matematica, l'aritmia, ma è il momento della sorpresa nella sorpresa, perché noi che siamo la TV di raccontare ci vogliamo distinguere da una certa TV che invece è invadente, è irriverente, è dante e si presenta ai compleanni a mani vuote. Non è il nostro caso, vieni Fabrizio. Grazie, eccoci, metti qua che te importa, eccoci qua, leviamo la burrata che ci parla di lei, però magari con la panna, non è, oh, ecco qua, l'orso Miduli, un caro, prego, venite, l'amico che ci aiuterà a spegnere le candeline. Ci siamo, quindi io direi, ragazzi, tutti insieme, 1, 2, 3 e tanti auguri a te, tanti auguri a te, vabbè basta, tanti auguri a Mara, tanti auguri a te, auguri. Una notizia, prego, intanto vi do la notizia dell'ultima ora, che è questa, Rashid Nekruz, ricordate il marocchino posto in stato di fermo, è stato rilasciato, quindi lo stracomunitario sarebbe innocente almeno riguardo a questa vicenda, chissà poi riguardo alle altre. E niente, questo significa, raga, che l'assassino è ancora lì fuori, è ancora a piede libero lì fuori. Serve una mano? Auguri, Mara. Allora domani 5 maggio, sì. E i fusi come morbido dato, stette la sposa in memore, Manzoni da Alighieri, immobile. Manzoni Alighieri, vabbè, sì, Manzoni, oggi si festeggia, sì, domani si festeggia, come al solito, Santa Pronunciosa, protettrice di quelli che io qui, quelli che si sentono chissà che, ho capito quali, beh, e sì sì, San Tosco, protettore, sì, di quelli che si scordano tutto, dove ho messo gli occhiali, dove ho messo le chiavi, ecco. C'hanno proprio bisogno di un protettore. Il sole sorge dalle alle. Iniziamo, con quale segno iniziamo? Angelo? Con quale segno iniziamo? Angelo? E iniziamo? Oh! Non risponde. Angelo? Angelo! Oh! Angelo! Mio Dio! Angelo! Che è successo? Che è? Avevo l'orologio fermo, chiedo scusa. Chiedo proprio scusa. Insomma. È la seconda volta che è in ritardo l'angelo, eh? E iniziamo con quali segni? Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Acquario, Sagittario. Ariete. Sì. Marte incide sulla salute, sì, ma non toglie l'intraprendenza nell'attività professionale. Basta non perdere tempo con discussioni inutili nel vostro ambiente. Questo l'ho copiato perché era l'ultima puntata, volevo fare bella figura. L'ho copiato questo, Infatti mi sembrava che non era proprio... Bilancia.
forse la vostra lei non vi ama più, non vuole più fare l'amore con voi, si inventa mille scuse perché non vi ama, dice ho mal di testa, devo spegnere il gas, devo fare i compiti, mi scade la patente, devo preparare l'albero di Natale, ancora ci vogliono sei mesi, sì. Sono tutte scuse perché non vi ama più. Sì. Vergine, nuove amicizie, alla fine. Ricordatevi che sì. Fidarsi è bello, ma non fidarsi è bellissimo. Leone, con l'arrivo di maggio sarà un bel maggio, sì. Avete fatto un brutto aprile, vi siete fatti un bel marzo. Buon bilancio. Vi siete fatto un bel marzo. No, che? Devi ridere qua. Oh, rida. La battuta, un bel marzo. Cancro. Sì. Volete molto bene ai vostri genitori. Molto bene ai vostri genitori e in particolar modo a vostro padre e vostra madre. Quelli sono, non è che si scappa. Mare. Mare non è un segno, ogni tanto lei... Mi sarebbe piaciuto. Acquario. Sotto il segno dell'acquario sono nati Alessio Vinci. Il conduttore di Matrix. Te. Milena Gabanelli. Po. La conduttrice di Report. Po. Giovanni Flori. Ma. Monica Bellù. Ci. Ma. E Massimo Lope. To. Se. Pesci. Svizzera. Questo è quando l'ho scritto ero ubriaco. Infatti. Toro. Avete sbagliato. Si può sbagliare. È raro, ma un manum est. Sì. Sagittario. Sì. Non toccate i fili. Non toccate i fili. Capricorno. Dite quello che avete dentro, tirate fuori la rana. La rana? I giochi sono fatti, riepene plu. Voi del Capricorno apparentemente avete un comportamento pulito, tutti pensano che siate buoni, invece dentro di voi del Capricorno cova il demonio. Eccolo cova là. Il maligno. Eccolo là. No! Via! Ultimo segno, lo scorpione. Umidità. Voi dello scorpione siete scarsi a cultura, avete molta mancanza di ignoranza. Leggete, migliorate la vostra ignoranza, leggete Odissei, Ilidi, vari. Pietra fortunata, questa. Salito sassato. Colore fortunato, celeste. Bene. Numero fortunato, 6871. Lungo città, proprio. Savona, Rieti, Caserta, Cosenza, Verona. Un sacco di città. Fatti, avvenimenti, scorpioni, città, persone, pietre, sono puramente casuali. Abbiamo finito. Auguro un buon zodiaco a tutti. Aspetta. Adesso speriamo che lei, che del segno del leone lei. Ah, lo sa, si è informato? Non faccia passare altri 9 anni e torni con noi. Vada Cirpas, spero che se ci fanno tornare lei rimanga sempre con noi. Arrivederci Angelo, ci mancherà. Può non finire mai. Salutiamo il mago a Cirpas e ci troviamo quindi al vero accommiatamento. Come già vi abbiamo detto, appunto abbiamo voluto parlare di cultura perché la cultura è gioia innanzitutto. Il contrario di cultura non è
ignoranza, perché ci sono delle persone ignoranti che danno un contributo al mondo importantissimo. Non è sapere le cose che ci rende colti, il contrario di cultura è la tristezza, tagliano la cultura perché ci vogliono tristi, in questo modo il potere ci controlla, con la tristezza, con la depressione, e la cultura è un mezzo per combatterla. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, se i nostri servigi vi hanno soddisfatto potete mandarci contanti, assegni, scarpe, stivali, impermeabili, caramelle, ortaggi. Benché non spetti a questa Presidenza della Repubblica, sento altresì il forte dovere morale di lanciare in questo momento difficile per il Paese un segnale forte e chiaro. Tu. Ore 16:49.